Alfa Romeo per me ha un posto speciale nel mio cuore. Mi ricorda il mio passato, le mie prime esperienze che ho avuto con la monoposto e tante cose che ci rendono anime affini. Questa passione me l'ha trasmessa mio papà. Mi ricordo che aveva una Giulietta e mi faceva impazzire. Non vedevo l'ora di andare con lui appena tornava dal lavoro e farmi portare a fare un giro lì nelle vicinanze della mia casa. Nel 1995 arriva un po' una svolta per me. Arriva la chiamata dall'Alfa Romeo. È un momento importantissimo. Mi ricordo che sono stati degli anni fantastici. Avevo come compagni di squadra dei nomi importantissimi come Larini, Nannini, Alboreto. Sono gli anni forse più belli della mia vita e probabilmente è stata, come ho detto, una svolta che poi mi ha fatto arrivare in Formula 1. Ma io da italiano, da pilota, da tifoso, spero che Alfa Romeo ritorni ai massimi livelli nelle competizioni. La visita al museo mi ha stupito moltissimo, sono entusiasta, ci sono tantissime macchine dell'epoca da vedere e per uno appassionato che ama l'Alfa Romeo venire qui penso che sia il massimo.